Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor 07. Siamo qui con le pagelle del Gran Premio di Portimão di Formula 1, terza prova ufficiale di questo campionato ragazzi. Gara che ha visto Hamilton vincere davanti a Max Verstappen, terza gara di fila su tre disponibili in cui fanno primo e secondo, segno che saranno rivali sicuramente quest'anno. Cioè insomma, se c'è qualcuno che va a contendere il titolo Hamilton, io ho sempre detto che quello è Verstappen. Fin quando ci sarà Bottas e Mercedes, per me sarà così. Hamilton che però si becca il Driver of Day. Ha fatto un gran lavoro Verstappen, che sicuramente probabilmente meritava anche la vittoria, sinceramente. Ma c'è da dire che Hamilton rispetto a lui non ha fatto errori. Se magari in Bahrain, a Bahrain, scusate, in Imola, potevamo avere il fatto che Hamilton ha avuto la fortuna dalla sua parte, ma comunque ha fatto un errore, mentre Max no. Qui comunque c'è da dire che ha avuto un po' la fortuna dalla sua parte perché Max qualche errorino l'ha fatto, ma è appunto il fatto che Verstappen ha fatto errore e lui no, che do a lui il voto di Driver of Day. Per me è lui. Bottas appena un 6 perché comunque si è dimostrato veloce, forse anche quanto Verstappen. In qualifica comunque ha fatto la pole position, poi vabbè, Verstappen gli è sfuggito perché ha un passo superiore. Poi Hamilton ha avuto un passo superiore di tutte e due, ma non per questo significa che Bottas merita un'insufficienza. Diamo a Bottas qualche di Bottas, un 6 politico, niente di più e niente di meno per il boscaiolo Bottas. Voto 7 invece per Sergio Perez. La Red Bull ha trovato un pilota che quantomeno riesce ad ottenere il minimo da questa macchina, ovvero il minimo indispensabile, che sarebbe essere in quarta posizione, perché con le Ferrari che praticamente sono fuori dai giochi, penso che Perez il minimo obiettivo per lui sia la quarta posizione. Con le Ferrari fuori dai giochi, quindi ci sono Mercedes e Red Bull, il minimo obiettivo è stare davanti a McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari, e lui ci sta riuscendo alla perfezione. Non ci è riuscito la prima gara perché ha avuto qualche problema, però per il resto sta comunque soddisfacendo le aspettative. Bene Max Verstappen, che ottiene un altro 8. In qualifica forse un po' opaco, ha commesso qualche sbavatura nel primo giro dove l'ha fatto veloce, nel secondo giro l'ha fatto un po' meno veloce, però almeno non uscire dai track limits. In pista ha fatto l'errore che ha consentito a Lewis Hamilton di superarlo, quindi insomma qualche errore di troppo, diciamoci la verità, Max Verstappen lo sta facendo, anche se comunque già che sta dando filo da torcere a Hamilton, voto 8 se lo merita. Voto ottimo per l'ennesimo Lando Norris, terzo nel mondiale, veramente io non so più come descrivere questo pilota, ragazzi. Un pilota di un altro livello, cioè veramente incredibile questa stagione. Sta facendo veramente, veramente bene. Quarto, terzo e un quinto posto. Quindi veramente non ci sono parole per descrivere. A parte che è l'unico ad essere salito sul podio oltre Hamilton, Bottas, Verstappen. Quindi davvero è che è anche il podio più influente della Formula 1. Benissimo anche Ocon, che devo dire non solo ha battuto il compagno di squadra a questo giro, non solo è cresciuta bene l'Alpine, perché finalmente si vede fuori un'ottima Alpine, ma ha estratto fuori comunque il cornetto dal cilindro, riuscendo anche a superare Sergio Perez, vincendo in qualche modo la gara degli altri, perché in questo momento McLaren e Ferrari gli sono davanti. Poi a Perez, scusate, a Sainz hanno sbagliato la strategia, però per il resto lui il suo l'ha fatto anche in qualifica, ragazzi, e questo c'è da dirlo. Bene Leclerc, che però non si è mettuto bene, credevo andasse leggermente più forte la Ferrari a Portimão, si prende un 6 politico, fa il minimo indispensabile, comunque stare dietro a Norris e le Mercedes, vabbè, le Mercedes e le Red Bull sono di un altro livello. Lui il suo sesto posto a casa l'ha portato, poteva ottenere un podio a Imola che gli consentiva in questo momento di essere terzo nel mondiale, però ragazzi gli è andata così. Magari se la sfortuna oggi gli ha pianto, un altro giorno gli sorriderà. Si può dire gli ha pianto, no? Fortuna che non sorriderà mai Mick Schumacher questa stagione, però comunque almeno riesce a stare davanti a Williams, e questo è l'obiettivo minimo della Haas di quest'anno, cercare di stare davanti alle Williams. Non è neanche la prima volta che ci riesce, anche se c'è da dire che Russell non l'ho ancora battuto. Però per essere alle vele di Russell devi essere proprio di un altro pianeta, perché Russell sta facendo veramente un campionato stupendo. Passiamo a Carlos Sainz. È difficile valutare Sainz perché comunque non sai se è sua la colpa o se è della squadra che gli ha sbagliato la strategia. Senza dubbio la strategia non l'ha aiutato, ma è anche vero che lui ha perso posizioni su posizioni, quindi non si sa. Secondo me è più colpa della Ferrari, ragazzi. Io non è che sto lì nel box a capire di chi e di due è la colpa, però ragazzi, Carlos Sainz la verità è che sta crescendo. Uno che dice sento la macchina più mia, non è che lo dice a caso, e lo dimostra la qualifica il fatto che ha terminato davanti a Leclerc, quindi un 6 per Sainz, secondo me ci sta tutto. 7 per la Mercedes, che ottiene una prima fila tutta Mercedes. In gara purtroppo non è riuscito a gestire bene la gara di Bottas, però comunque Bottas era lì, ragazzi, cioè non possiamo dire che Bottas ha fatto l'ennesima gara opaca quando è arrivato comunque a pochi secondi da Max Verstappen, eh. Si porta a casa anche il
Il giro veloce, Valtteri Bottas, che non è roba da poco, secondo me, ragazzi. Cioè, alla fine Bottas ha concluso a 4 secondi da Verstappen, quindi accettiamo almeno questo. Malino la Red Bull, che secondo me poteva fare qualcosina in più, però si porta un 7,5 a casa, perché comunque dimostra di potersela giocare, se non alla pari con la Mercedes, quasi quest'anno, diciamo quasi alla pari. Perché alla fine, se Verstappen non avesse fatto quelle sbavature... Verstappen, rendiamoci conto, ragazzi. Io dico sbavature e mi dite: ma come fai a dargli 8 se dici che commettere sbavature? O un 7,5 alla Red Bull se dici che non è perfetta? Ragazzi, semplicemente perché Verstappen, per cercare di superare Hamilton, deve guidare proprio al limite, e guidando al limite è più facile fare errori. Questo, diciamo, che sfugge, secondo me, molto all'occhio di tutti. 7,5 anche per la Alpine, che migliora in questo Gran Premio. Un settimo, un ottavo posto, che comunque fanno morale, fanno brodo. Sono passati dal tredicesimo e il ritirato del Bahrain al nono e decimo a Imola, al settimo e ottavo qui a Portimão. In Spagna, quinto e sesto. In Spagna, sicuramente Alonso vuol restare fuori il coniglio dal cilindro, momentaneamente dodicesimo nel mondiale. Vedremo dove arriverà. Anche se secondo me si battaglieranno il nono posto nel mondiale le Alpine, perché rispetto a McLaren e Ferrari le vedo inferiori. Ferrari, che comunque a questo giro gli do 5 e mezzo, perché secondo me qualche cosa l'hanno sbagliato pure loro. Un Leclerc troppo opaco, un Sainz che perde posizioni come se non ci fosse un domani. Io avrei dato anche 5, ci sta. Io do mezzo voto in più per aver detto a Sainz: fai passare Leclerc. Perché quest'anno l'obiettivo è cercare di ottenere il più punti possibili, riparare il più danni possibili rispetto a ciò che era stato fatto lo scorso anno. Questo bisogna fare quest'anno, ragazzi, e questo stanno facendo senza rovinare la scuderia. Quindi gli ordini di scuderia quest'anno ci stanno, quando non sono spudorati. In questo caso ci stava. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, dimmi di lasciare mi piace. Caso contrario, un dislike. Commenta se siete d'accordo. Con me, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram da Monisport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!